Michele Gerbison, ci sono domande per lui? Gennaro, complimenti per il gol innanzitutto. Grazie. Buona la prestazione con i tuoi compagni. Grazie. Come abbiamo detto prima col mister, questa partita, questa vittoria, sembra andare a morare la squadra che è arrivato in un brutto momento. Adesso come bisogna affrontare le gare che verranno? Bisogna affrontare il resto delle gare come abbiamo affrontato questa gara di oggi, se vogliamo fare qualcosa di veramente importante. Abbiamo fatto un girone d'andata, un bel girone d'andata, sarebbe un peccato non buttare punti così. La Gerbison che usciva con le ossa rotte dal derby con l'Agropoli, ha sfoderato una grandissima prestazione in quel San Francesco, vittoria meritatissima. Sì, vittoria meritata, anche perché eravamo carichi di motivazioni. Venire qui a San Francesco, cioè non penso che una partita così come l'altra, una partita comunque importante, una grande cornice di pubblico, e quindi le motivazioni ci hanno fatto sì che abbiamo vinto. Oltre che una bella vittoria, diciamo, è stata anche preziosa, anche perché vi lancia nella zona playoff dalla sconfitta dall'alto del Nardò. Ottimo. Ottimo. Domenica prepariamo questo scontro diretto, l'altra domenica dopo la sosta, speriamo bene. Il momento difficile che voi avete attraversato in quest'ultimo scorcio di campionato, comunque può essere per voi da insegnamento per le prossime partite, perché comunque ci credete della prova nella zona playoff? Sì, sarebbe, per chi non crederci, sarebbe un peccato, siamo lì, possiamo giocarcela con grandi squadre, perché non provarci? Quante volte l'hai sognato domenica questo? Tante volte, ancora non ci credo. Qualche dedica particolare? Alla mia famiglia e alla squadra. Altre domande? Grazie. Okay. Grazie.